Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo segnale. Gira bene Zaira De Veltri, gira bene Zarbo del Sile, invece non bene Zarina d'Amore. Zarbo del Sile è il primo a presentarsi su Zaira De Veltri, che manda via l'avversario. Andiamo a vedere i 200 metri passati in 15 e mezzo per Zarbo. Sbaglia Zaira De Veltri a seconda posizione lungo la corda, allora si ritrova isolato al comando Zarbo del Sile. In seconda posizione c'è Anouk Grady, in terza Zarina d'Amore, in quarta Rilly DL. 14-8 è la seconda frazione, che vuol dire 3-3 per i primi 400 con partenza da fermo. Ha preso un pochino la mano Zarbon del Sile. A tabellone è finito Aaron Del Ronco. Il completamento dei 600 in 46-3 per Zarbon del Sile in solitaria. Gruppo molto allungato, d'altronde davanti si va via piuttosto spediti, spalle indietro Rebecca Dami per moderare gli ardori di Zarbo del Sile, che fa ancora un 14-7 per la dritta di là. Un minuto abbondante per primi gli 800 metri. C'è ancora da fare più di 1000 metri per Zarbo del Sile, che manda via la metà gara in 1:15 e mezzo. Faticano a seguirlo. Ci prova Anouk Grady, ma almeno una quarantina di metri più indietro rispetto al figlio di Felix del Nord, che è in fuga ad un giro dalla conclusione, la frazione davanti alle tribune in 14-3. Seconda Anouk Grady, poi Zarina d'Amore prova a risalire all'esterno Zalcenesi, sbaglia numero più poco insieme. Numero 10 squalificato. Quando Zarbon del Sile arriva al completamento della piegata di destra, che vuol dire 600 metri alla conclusione, la frazione in 15-7 per la stessa, continua ad andare via per proprio conto Zarbo del Sile, che a metà della dritta di là può contare su un vantaggio molto consistente. La frazione per l'addirittura opposta in 14-6 sta facendo corsa per proprio conto Zarbon del Sile, che deve ancora percorrere 300 metri, seguito da Anouk Grady, poi prova in mezzo alla pista Zalcenaesse. È un po' stanco Zarbon del Sile, la frazione per la piegata in 14-9, si entra così in retta di arrivo, muove anche Zarina d'Amore che viene a fare un po' di speed, ma Zarbon del Sile a 100 dalla conclusione, a 4 lunghezze da difendere da Zarina, che deve tenere per il secondo, walkover per Zarbon del Sile, che vince di quanto vuole, mentre per il secondo sono vicini Zarina d'Amore, Rilly DL, Anouk Grady, tutti in un fazzoletto, ha fatto 15-9 2000 metri, Zarbon del Sile, la prima bella prestazione con la nuova proprietà, il nuovo training, quella di oggi, le mani di Rebecca Dami, che lo ha contenuto per i primi 1200 metri, poi l'ha lasciato sfogare, lui ha risposto da par suo, il cavallo di qualità della corsa, con forma non scritta, vince di quanto vuole, secondo probabilmente Rilly DL, terzo è Zarina d'Amore, quarta Anouk Grady, quinta all'interno è Zaira De Veltri. Questi sono i 5 qualificati, ovvero i primi 5 dello schieramento, 1, 2, 3, 4, 5, ma vincere molto bene. Allora Rebecca, salutiamo Riccardo Pezzatini. Rebecca, Zarbo del Sile era il cavallo di qualità della corsa, non aveva forma scritta, insomma l'ultimo uscita con il nuovo training, è andato davanti, ti ha fatto un po' tribolare secondo me i primi 1000 metri, perché ti ho vista parecchio, cioè un po' in difficoltà, tirava molto. La mia fortuna è stata che dopo la sgambatura, quando sono arrivata a andare in pista, ho visto senza tappi, senza cuffie, ho detto no, ma è immenso, no. Ho detto non lo reggo. Allora Riccardo è riuscito a mettere, perché è un po' noioso, tappi e cuffie, e già non lo regge così. Ho visto un minuto i primi 8, 1:15 km, però poi un cavallo di qualità e lui ha fatto bene anche il secondo. È venuto fuori 15-9 2000 metri. No, molto bene. Sai, Riccardo lo regge meglio, io non è che ho quella forza lì, però benissimo, mi è piaciuto tantissimo. Ora la difficoltà sarà che in finale dovrai correre a 20 metri, quindi insomma lì ci sarà probabilmente anche da manovrare. Sì, dopo sarà comunque più gestibile. Un po' scarico, dice. Cioè, te lo auguri? Ho calmato, sì, no, però mi è piaciuto tantissimo, speriamo che si ripeta, dai. Complimenti. Grazie. Brava Rebecca, brava.
Sile a 300 metri dalla conclusione, prova a difendere il vantaggio che ha acquisito da America Derisaia, che accorcia il gap su Zarbo-Delsile, che è un filo stanco ma è sempre a vantaggio. La frazione per la piegata in 15 e 9. Ridiele è passato definitivamente terzo, viene a fare l'arrivo Zarina d'Amore in mezzo alla pista, ma Zarbo-Delsile a 100 dalla conclusione, evidente vantaggio. Game, set, match per Zarbo-Delsile, che vince due corse alla stessa maniera. Per il secondo c'è Ridiele, al terzo America Derisaia. 2.31 per lo start, 1.15.6, misura che vale meno per Zarbo-Delsile, avrà fatto attorno all'1.14.9 2.000 metri. Molto veloce nella giravolta, si presenta sulla testa, sfila il comando e domina la finale del trofeo. Denis Cocu esulta, Rebecca Dami al doppio in serata, secondo è Ridiel, terzo è America Derisaia. Riccardo Pezzatini, che è anche l'allenatore di Zarbo-Delsile, con Ridiel Conni, quota attorno al 7 in chiusura, 1.14 e 9, 1.15, riferimento cronometrico per Zarbo-Delsile e Rebecca Dami. Tiziano Cione vi augura un buon proseguimento di serata. A 300 metri dalla conclusione, prova a difendere il vantaggio che ha acquisito da America Derisaia, che accorcia il gap su Zarbo-Delsile, che è un filo stanco ma è sempre a vantaggio. La frazione per la piegata in 15 e 9. Ridiel è passato definitivamente terzo, viene a fare l'arrivo Zarina d'Amore in mezzo alla pista, ma Zarbo-Delsile a 100 dalla conclusione, evidente vantaggio. Game, set, match per Zarbo-Delsile, che vince due corse alla stessa maniera. Per il secondo c'è Ridiel, al terzo America Derisaia. 2.31 per lo start, 1.15.6, misura che vale meno per Zarbo-Delsile, avrà fatto attorno all'1.14.9 2.000 metri. Molto veloce nella giravolta, si presenta sulla testa, sfila il comando e domina.